mister, riposo in vantaggio nel secondo tempo con un uomo in più, comunque è arrivato un pareggio. Che partita è stata secondo il mister? Abbiamo fatto un buon primo tempo dove non abbiamo rischiato quasi niente se non su qualche punizione così, e siamo riusciti anche ad andare in vantaggio. È stata una buona partita, poi nel secondo tempo, fino secondo me al gol che abbiamo preso, avevamo fatto comunque una buona partita, rischiando di fare anche 2-0. Il gol su un fallo laterale lungo ci ha un po' tagliato le gambe, non siamo poi più riusciti a ripartire, magari con un po' più di lucidità ad andare a fargli gol, però insomma. E ci teniamo a questo punto, è da un po' che avevamo tre partite, tre derby, e ci teniamo a questo punto e andiamo avanti. Insomma, il campionato è lungo, dobbiamo recuperare certi giocatori che non sono ancora in condizione, però insomma mi tengo il punto, anche se sicuramente dovevamo e potevamo fare qualcosina in più per portare a casa la vittoria. Tre derby consecutivi, un bilancio, una vittoria, due pareggi. Ma secondo me abbiamo fatto alti e bassi, però con Legnago abbiamo fatto una buona partita, non siamo riusciti a raddoppiare, con Villafranca un grande secondo tempo. Oggi diciamo che l'espulsione lì, sì, siamo rimasti in uno in più, dovevamo sicuramente non prendere gol, ma soprattutto fare il secondo per chiuderla, non siamo riusciti, poi dopo basta un episodio per riaprirla e poi non siamo più stati capaci di riprenderla. Quindi rammarico è la partita di oggi, gli ultimi minuti. Perfetto.